Anticipazioni un posto al sole. La bizzarra avventura di Dolly. Dolly incapperà in una storyline bizzarra e particolare. Vice interagirà molto con Guido e Mariella. Il personaggio di Dolly Salvetti, interpretato da Luciana De Falco, è ritornato nel cast della soap partenopea dopo circa un decennio di assenza e sicuramente uno dei più amati per le connotazioni leggere, ma nel contempo serie che è in grado di donare agli spettatori a casa. In una recente intervista, l'interprete ha fornito delle anticipazioni molto succose riguardo alla vicenda che la vede protagonista. Come ben sapete, Cotugno sta facendo di tutto per entrare nelle sue grazie e conquistarla, ma l'impresa, nonostante gli aiuti di Guido e Mariella, si sta rivelando davvero ardua e complessa. Luciana ha rivelato che tale vicenda avrà dei risvolti molto molto particolari. Perché? Ciò sta a significare che nulla è da dare per scontato. Inoltre ha lasciato intendere che il collega di Del Bue nasconde un segreto. Chissà di cosa si tratterà. La De Falco inoltre nel corso della sua lunga intervista ha svelato che il suo desiderio più grande è quello di migliorarsi sempre più nel suo campo, al quale sta dedicando la sua vita intera. Luciana deve molto al suo pubblico che la segue con tanto amore. Infine, ritornando alla trama di Un posto al sole, pare che il vigile riuscirà a conquistare la sua amata. Ma rumors lasciano intendere che ci saranno molti alti e bassi, nonché notevoli interferenze. Forse provocate da un terzo incomodo? Vedremo. Passiamo adesso a Lara Sansone, che come ben sapete, nella soap impersona il personaggio di Bice Cerruti. Lara, in una recente intervista rilasciata a un noto settimanale di gossip e TV, ha rivelato che a breve ne vedremo delle belle. E ciò soprattutto riguardo al suo aspetto con il marito e in particolare con la sua famiglia, nonché ovviamente con Guido e Mariella. Bice è la sorella del vigile Cerruti, nonché moglie di Sergio Massaro. È una donna forte, simpatica, intelligente, esuberante, verace e anche molto, molto gelosa. È di gran temperamento e carattere e quando c'è da farsi valere a causa di ingiustizie in corso, sa sempre come fare. La Sansone ama essere bice e con i colleghi di Un posto al sole si trova benissimo. Lavora in un ambiente molto stimolante e gratificante e grazie a un forte spirito di squadra tutti riescono a dare il meglio. Si è immersi in un clima di grande professionalità e serenità. Lara Sansone è figlia d'arte. Sua nonna era la grande Luisa Conte e grazie a lei ha potuto conoscere i più grandi maestri del cinema e della televisione. Inoltre Lara calca i palcoscenici fin da tenerissima età. Quanto alla sua vita privata, sappiamo che è mamma di tre splendidi ragazzi a cui dedica tutto il suo tempo libero. Adora stare con loro, risolvere i loro problemi, consigliarli al meglio. Il ruolo di mamma è molto impegnativo, ma è ciò che la nostra amata attrice ama fare di più. Il nostro lungo e dettagliato racconto ci lascia anche questa volta, non senza averci regalato fortissime emozioni. A prestissimo! Anticipazione Un posto al sole. Le confessioni degli attori. La rivalità tra Marina e Roberto continuerà. Danny Mendez parla della sua esperienza nella soap. L'astio tra Roberto e Marina non si placherà. A rivelarlo ai microfoni Diana Falchi e Beppe Convertini in una recente puntata di C'è tempo per è stato lo stesso interprete del Ticon, Riccardo Polizzi Carbonelli, che ha parlato del suo personaggio e della rivalità che si è ormai innescata con Fabrizio Rosato, sia per motivi lavorativi che amorosi. Riccardo ha affermato che il suo Roberto usa, in particolari momenti ben studiati, la rivalità per progredire. Essa non sempre è demolitiva o causa di invidia, a volte il rivale può essere un modello da seguire. A differenza del Ticon, Polizzi Carbonelli nella vita reale non cerca di primeggiare a tutti i costi su tutto e tutti. Anzi, preferisce di gran lunga cooperare e fare lavoro di squadra. Comunque sia, Roberto continuerà ad essere rancoroso nei riguardi della sua ex. E non solo, per puri interessi economici, anche e soprattutto per gelosia. Riccardo infine ha concluso che Un posto al sole l'antagonismo in ambito professionale, a differenza di quello in amore, che offusca la mente, può fungere incredibilmente come una sorta di incentivo per migliorare. Altra ospite di C'è tempo per è stata Danny Mendez,
ex Miss Italia 1996 ed attrice. La donna che è stata nel cast di Un posto al sole come Barbara Cifariello dal 2003 al 2005 ha ammesso di essersi trovata benissimo nella serie. Un posto al sole è una grande famiglia allargata per lei e ha rivelato che il suo personaggio le è stato cucito perfettamente addosso. Ve lo aspettavate? Gli appassionati di Un posto al sole si ricorderanno sicuramente di lei in quanto è stata la ladra più affascinante che abbia mai calcato il set della soap. Vestiva i panni di un'avveniente ragazza dedita ad affari loschi che fece addirittura capitolare Guido del Bue. Chissà se un giorno la rivedremo in quel di Napoli, magari nel ruolo di guest star. Anticipazione Un posto al sole. Puntate di settembre 2020. Mariano aiuterà davvero Alberto Palladini? I dubbi. Le prossime settimane, come annunciano le trame di fine agosto e inizio settembre 2020, saranno fondamentali e decisive per la storyline che vede come protagonista Clara, da tutti un po' identificata come la nuova Cenerentola di Un posto al sole. Approdata come personaggio secondario, la nostra amata protagonista si è innamorata di Alberto Palladini, dal quale aspetta un bambino. Peccato però che lui non ricambi i suoi stessi sentimenti. Clara inoltre è la figlia del potente boss Mariano Tregara, a cui Eugenio Nicotera sta dando la caccia. Nunzia, la madre della ragazza, ha sempre tenuto nascosto questo grande segreto alla figlia, sperando in questo modo di proteggerla. Ma Clara vivrà momenti difficili anche a causa della sua gravidanza. Per fortuna, dopo un controllo, i medici le garantiranno che si tratta soltanto di stress e che il bambino che aspetta sta bene. L'ex cameriera sarà di nuovo felice, ma ecco il colpo di scena. Palladini verrà arrestato. Mamma Nunzia, vedendo sua figlia sempre più angosciata, proverà a rincuorarla, dicendole che Mariano si costituirà presto per scagionare Alberto. Ovviamente Clara non capirà bene il senso del suo discorso. In realtà il Tregara si lascerà convincere da Nunzia a collaborare con la giustizia, in modo da aprire il suo cuore alla figlia, svelarle la sua paternità e sperare di instaurare un rapporto con lei. Padre e figlia si ritroveranno, ma non tutto procederà in maniera idilliaca. Mariano infatti potrebbe ritrattare tutto e venir meno alle promesse e ai patti presi con Nunzia. Quest'ultima infatti appurerà presto che cambiare la natura delle persone è delle volte impossibile. Cosa dobbiamo aspettarci da questa vicenda? Sicuramente momenti connotati da forte pathos e suspense. Filippo potrebbe denunciare Leonardo Arena per spaccio di droga. Nei nuovi appuntamenti di Un posto al sole, il precario equilibrio raggiunto con fatica da Filippo e Serena rischierà di andare in frantumi. La scoperta inaspettata fatta dal Sartori riguardo a Leonardo Arena, l'uomo spacciava sostanze stupefacenti sulle barche del chartering, ha portato il figlio di Ferri, come ben sapete, a porre delle precise condizioni alla sua ex. Ma lei, stando a quanto rivelano alcuni spoiler, non sarà ben disposta ad ascoltarlo. Filippo considera la frequentazione dell'ormai ex moglie malsana e non idonea per sua figlia Irene. E alcuni rumors puntualizzano che il nuovo e notevole inasprimento dei rapporti tra gli ex coniugi Sartori porterà a forti litigi e discussioni. La situazione sembrerà essere senza via d'uscita, tanto che a un certo punto la Cirillo prenderà sempre più consapevolezza del fatto che la sua battaglia è davvero dura da affrontare. Filippo invece penserà ad una via legale. L'Arena verrà denunciato? Pare proprio che ciò accadrà. L'intransigenza di Viola verso Eugenio crescerà a dismisura. Tra le storyline che più ci stanno appassionando dalla ripresa delle puntate di Un posto al sole dopo l'emergenza coronavirus, vi è sicuramente quella inerente alla crisi innescatasi tra Viola e Eugenio a seguito della forte attrazione che Susanna Picardi, prossima alle nozze con Nico, ha nei riguardi dell'integerrimo magistrato. Quest'ultimo, messo sotto ricatto da Alberto, non ha rinunciato ai propri principi morali e ha neutralizzato il tentativo di Palladini di approfittare della situazione a proprio vantaggio, scegliendo la via più ardua e dolorosa. In altre parole, Nicotera ha confessato tutta la verità a Viola, cosa che ha avuto come conseguenza un acceso diverbio tra i due. Ora i nuovi spoiler su questa vicenda precisano che la Bruni ci resterà malissimo e in aggiunta a ciò dovrà fare tutto il possibile per gestire al meglio il segreto, soprattutto quando si ritroverà in presenza dei suoi genitori e della stessa sua rivale in amore.
e Eugenio preciserà di non ricambiare il sentimento verso la bella avvocatessa, che come vedremo non farà altro che pensare a lui. Per Viola inoltre risulterà davvero impossibile mantenere il self-control quando incrocerà Susanna e per questo motivo la nostra amata Bruni si allontanerà sempre di più dal consorte, precisando nuovamente di non condividere affatto le sue ultime scelte in campo professionale. Raffaele e Ornella, ignari di tutto, tenteranno di spronarla, di farla reagire, ma non ci sarà verso. Viola si allontanerà sempre di più da suo marito. Anzi, vi diciamo di più. La sua freddezza crescerà visibilmente episodio dopo episodio, tanto da impressionare anche Angela, che cercherà di indagare. Che ne dite? Arriverà il perdono? Oppure il loro matrimonio finirà? Seguiremo attentamente tutti i risvolti di questa vicenda. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.